prendiamo solamente due frasi, come sempre non è possibile commentare queste letture così ricche. Nella prima lettura Pietro dice una frase bellissima: in nessuna... Aspetta, che vado a dire ai ragazzi di fare un po' silenzio. Allora, dice così: solo in Gesù c'è salvezza, in nessun altro c'è salvezza. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. È forte questa affermazione, eh? Allora, cosa vuol dire questo? Che la realizzazione della più grande della nostra vita la troveremo in Gesù. Più conosceremo Gesù, più incontreremo Gesù, più diventeremo uomini, più diventeremo persone realizzate e felici. Il rapporto con Gesù ci donerà una vita vera, bella, grande. Questo vuol dire solo Gesù. E poi volevo anche dirvi un'altra cosa molto interessante. Praticamente volevo dire che il nome che conta è quello di Gesù. Spesso, cosa è successo, no? Che nel Medioevo sono nate le devozioni, anzi no, nel Medioevo, in realtà sono nate nell'epoca moderna, nel 1500, 1600, sono nate le devozioni. Nel Medioevo e nell'epoca antica, quando c'era più fede, non c'era bisogno di queste devozioni. Io prego quella Madonna di quel tipo, io prego la Madonna di quell'altro tipo, io prego quel santo, io prego quell'altro santo. Anticamente nei cristiani non c'erano tutte queste cose qua. C'era solo un nome, Gesù, il nome di Gesù. Poi cosa è successo? Che è venuta un po' meno la fede, i cristiani, quando è successo dal 1500 in poi, c'è stata meno fede, perché c'era il protestantesimo, perché c'era tante cose. Allora sono nate queste devozioni per recuperare un po' la fede. Allora cosa sono queste devozioni? Sono delle tappe intermedie. Per gente che non ha più tanta fede, tu gli presenti una devozione, comincia magari a pregare la Madonna per una grazia, il santo per una grazia, eccetera, e pian pianino arriva attraverso quella cosa alla vera fede in Gesù. Quindi sono come delle tappe per arrivare alla fede in Gesù. E però dopo un pochino bisognerebbe abbandonarle queste cose, cioè le usi come scalino per arrivare a Gesù. Delle volte invece ci rimaniamo troppo attaccati, no? E non abbiamo mai in mente Gesù, abbiamo in mente il santo qua, la Madonna lì, e allora la Madonna non è contenta, neanche i santi, ecco, capite? Soprattutto, una cosa interessante, noi cerchiamo, se dobbiamo avere delle devozioni così, cerchiamo di averne una, non cento. Io faccio la novena di quello là, e faccio la novena di quell'altro, e faccio la santa lì, la santa... Perché? Vi spiego una cosa. Se io devo andare a Torino, no? Giusto? Prenderò una strada, vero? Magari prendo Corso Orbassano, giusto? Oppure Corso Moncalieri, oppure Corso Unione Sovietica, Corso alla mano, Corso Resina, facendo la tangenziale, giusto? Non è che prendo cinque strade contemporaneamente, allora basta una. Quindi è interessante, su questa cosa qua teniamo questa semplicità, in nessun altro nome, il nome di Gesù, ci basta Gesù, 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 non mettiamo tante aggiunte, se abbiamo queste aggiunte non mettiamone troppe, perché poi non c'è il posto di aiutarsi, no? Come si dice, attraverso Maria arriviamo a Gesù, ci fermiamo a Maria e non arriviamo a Gesù, ecco, questo è importante. Un'altra frase che volevo sottolineare di Gesù, dice così: diventeranno un solo gregge e un solo pastore. È bellissima questa frase. Diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Il sogno di Gesù, l'unità. Qual era il sogno di Gesù? Che noi siamo veramente uniti.
che siamo veramente una cosa sola, l'unità. Tutti sono felici quando c'è l'unità, quando c'è la comunione, quando ci vogliamo bene, tutti sono felici. Quando non c'è l'unità, tutti soffrono. L'unità è una cosa contagiosa. Se siamo uniti noi, saranno uniti anche gli altri. Non temiamo di cedere tutto all'unità. Dobbiamo amare senza misura, tanto da donarci tutto, perdere il proprio giudizio, perdere la propria volontà, perdere i propri desideri per essere uniti, comunicarci tutto, i tesori spirituali, morire gli uni per gli altri, perché veramente realizziamo questo sogno di Gesù, un solo gregge, un solo pastore. Perché l'unità è presenza di Dio, l'unità è ineffabile come Dio, l'unità è pace, è gioia, è amore, è ardore. Allora, se fossimo cristiani, diremmo così: l'unità innanzitutto, l'unità in tutto quel che facciamo, l'unità dopo tutto. Poco contano le discussioni tra di noi, le questioni, anche più sante, i progetti, le cose che facciamo, se non c'è l'unità. L'unità è una forza che trasforma tutto e tutti, perché è presenza di Dio. Se c'è unità tra noi, c'è luce, c'è gioia, c'è dinamicità, c'è forza. Ma a volte c'è come della polvere tra di noi. Come a casa, cosa devi fare? Ogni tanto col panno devi togliere la polvere, giusto? Anche tra di noi si forma quella polvere. E questa luce dell'unità, della comunione, della comunità, lentamente si spegne. E noi come degli stupidi andiamo avanti a far mille cose, ma nulla andrà in porto, tutto andrà male, perché non c'è Dio con noi, perché non c'è l'unità. Allora, che cos'è questa polvere? Può essere un pensiero, un attaccamento a se stesso, un attaccamento agli altri, un amare se stesso più degli altri, un non mettere in comune delle cose, un concentrarsi sulla propria volontà, non sulla volontà di Dio, giudicare qualcun altro, ci ricordiamo i difetti degli altri più dei suoi pregi, ecco, spazziamo tutto via, vendiamo tutto, perdiamo tutto per acquistare l'unità e realizzeremo quel sogno di Gesù, che era il suo più grande sogno. I miei discepoli saranno un solo gregge e un solo pastore.